Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook, Instagram e Rieti Life TV. Nell'ambito dei lavori che stanno interessando ormai da diverse settimane la zona di Via Velinia, la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che dalla mezzanotte di venerdì 9 agosto e fino alle 24 di sabato 10 agosto sarà sospeso il traffico, anche pedonale, di Via Loreto Mattei, nel tratto che da Via Criano porta a Via Velinia per le operazioni di demolizione e ripristino del sottopasso ferroviario che verranno effettuate proprio in questi giorni. Un'estate dominata da Caronte, quella reatina rovente, è destinata a durare ancora per diversi giorni. Una presenza pressoché costante, quella di Rieti, tra le città con bollino arancione, destinata a cambiare con l'arrivo del weekend, che porterà le temperature a picchi di oltre 40 gradi e un posto di diritto tra le città con bollino rosso. Le raccomandazioni restano sempre quelle di prestare massima attenzione, evitando il più possibile di uscire nelle ore centrali della giornata e di osservare le regole per fronteggiare l'ondata di calore. Continua l'impegno da parte delle forze dell'ordine per arginare e reprimere il fenomeno dello spaccio sul territorio reatino e non solo. È di pochi giorni fa l'operazione portata a termine dagli agenti della squadra mobile di Rieti che hanno proceduto all'arresto di un uomo nigeriano per reati di spaccio commessi a Macerata tra il 2017 e il 2018 quando era residente a Rieti. Rintracciato nel comune di Terni è stato condotto nella casa circondariale di Macerata dove dovrà scontare due anni di detenzione. Metteva a segno colpi all'interno di chiese nella provincia di Rieti, rubando le monete presenti all'interno delle cassette delle offerte. Il modus operandi era sempre lo stesso: una volta accertatosi dell'assenza di persone all'interno dei luoghi di preghiera, l'uomo prelevava indisturbato le esigue somme. Non aveva però fatto i conti coi sistemi di videosorveglianza comunali che hanno permesso di rintracciarlo. Così, per il reato di furto aggravato, è stato arrestato dai carabinieri un uomo reatino colpevole di aver sottratto denaro nella chiesa di Santa Maria Assunta di Antrodoco e di essersi impossessato di un portafogli all'interno della canonica del centro pastorale di Santa Rufina. Suscitano ancora grandi emozioni le immagini del bronzo conquistato dal giovanissimo reatino Mattia Furlani ai Giochi Olimpici di Parigi. Un lavoro di squadra portato avanti con grande dedizione da tutta la famiglia di Mattia ed in particolare da mamma Katie che allena Mattia e che in un post su Facebook a poche ore dal podio di Mattia Furlani ha voluto esprimere tutta la sua gioia e la gratitudine per questo formidabile risultato. Grazie a tutti voi, ci è arrivata la vostra energia positiva, scrive Katie, che ha poi ricordato Andrea Milardi dedicando proprio a lui il bronzo olimpico di Mattia. Grazie Andrea, che tu possa gioire insieme a noi. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life. Restate informati con tutti i siti del nostro network e non perdete la programmazione di Rieti Life TV che potete consultare cliccando sul pulsante che trovate accanto alla nostra testata. Il telegiornale di Rieti Life torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook, Instagram e Rieti Life TV. A tutti voi una buona serata.